Ma secondo voi il teatro non assomiglia ad una nave? No, nel senso che il palcoscenico è un po' come il ponte di una nave e sotto c'è anche la stiva. E allora anche il sipario e le quinte sono come le vele. Beh, anche le corde, no? Cioè, le corde sono uguali a quelle di una nave. E poi c'è anche il cielo. In che senso? Il cielo! Cosa, il faro? No, quel telo lì si chiama cielo. Ma va! E beh, comunque c'è anche il faro. C'è il faro. Il faro, quello sullo scoglio. Cioè, no, il faro come quello che illumina. Alcuni anni fa, non importa che io vi dica quanti, avendo poco punto denaro in tasca e niente che particolarmente mi interessasse a terra, pensai di mettermi a navigare per un po' e di vedere così la parte acquea del mondo. E arrivammo all'isola Eolia. Vi abitava Eolo, caro agli dèi immortali. Un otre mi diede, scuoiatolo da un bue di 9 anni, e vi costrinse le rotte dei venti ululanti. Lo legai nella nave con un laccio lucente, perché neanche un poco ne uscisse. A spirare per me, Eolo mandò il soffio di Zefiro. Navigammo 9 giorni, al decimo già appariva la terra dei padri. Un dolce sonno allora mi prese, che ero sfinito, ma i compagni tra loro parlavano. Costui tanti bei cimeli e bottino si porta da Troia. Mentre noi, venuti per l'identica strada, torniamo stringendo le mani vuote. Presto, vediamo cos'è. Così dissero, e il consiglio cattivo prevalse. Sciolsero l'otre e i venti eruppero.
tutti. Faccio in questo modo io per cacciar via la malinconia. Ogni qualvolta mi accorgo di mettere il muso, ogni qualvolta giunge sull'anima mia un umido e piovoso novembre, allora ritengo sia giunto per me il momento di prendere presto il mare. Scorgemmo sull'orlo, accosto al mare, un'alta spelonca coperta di alloro. Molte greggi, pecore e capre di notte vi stavano. Un alto recinto si ergeva all'intorno, con massi confitti in terra. Vi dormiva un uomo immenso, che pasceva da solo le greggi, lontano. Non stava con gli altri, ma viveva in disparte, da empio. Ed era un mostro immenso. Non somigliava ad un uomo che mangia pane, ma alla cima selvosa di altissimi monti, che appare isolata dalle altre. Ogni qualvolta mi sorprendo fermo, senza volerlo, davanti alle agenzie di pompe funebri, e pronto a far da coda ogni funerale che incontro. E specialmente ogni qualvolta uno spirito nero mi invade a tal punto che soltanto un saldo principio morale può trattenermi dall'andare per le vie con il deliberato e metodico proposito di gettare via il cappello di testa alla gente? Io quietamente mi imbarco. La solida nave rapidamente arrivò all'isola delle sirene. La spingeva un vento propizio. Subito dopo il vento cessò. Successe una calma senza bava di vento. Un dio assopiva le onde. I compagni, levatesi e piegate le vele, le deposero e, postisi ai remi, imbiancavano l'acqua con gli abeti piallati. Io invece, tagliati pezzetti di cera, li spalmai sulle orecchie di tutti i compagni. Essi poi mi legarono per le mani ed i piedi, ritto sulla scassa dell'albero. Ma appena distammo quanto basta per sentire chi grida, benché noi corressimo,
Non sfuggì ad esse la nave veloce che s'appressava, e intonarono un limpido canto. Quando le superammo e più non s'udiva la voce delle sirene né il loro canto, subito i fedeli compagni la cera levarono dalle orecchie e dalle funi mi sciolsero. Basterebbe che lo conoscessero appena un poco e quasi tutti gli uomini, una volta o l'altra, ciascuno a suo modo, si accorgerebbero di nutrire per il mare su per giù gli stessi sentimenti miei. Giona scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò. Ma si scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Lo presero e lo gettarono in mare. Un grosso pesce inghiottì Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona così pregò: sono stato gettato nell'abisso, nel cuore del mare. E le correnti mi hanno circondato. Tutti i flutti e le onde sopra di me sono passati. Le acque mi hanno sommerso sino alla gola. L'abisso mi ha avvolto. L'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me. Ma il quarto giorno il pesce rigettò Giona sulla spiaggia. Quando mi imbarco non lo faccio mai da passeggero.
e nemmeno mi metto mai in mare, per quanto oramai sia piuttosto vecchio del mestiere, come commodoro o capitano oppure cuoco. No, io mi imbarco come marinaio semplice, proprio vicino all'albero. Giù a piombo nel castello, su in cima, alla testa d'alberetto. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.